Novità assoluta nelle raccolte di fondi sostenute dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. Un fondo perenne. Di che cosa si tratta? Sì, è un fondo per la raccolta di risorse da destinare in perenne a questa splendida manifestazione che è il Festival della Fotografia Etica. È una, diciamo così, è un sancire, un'alleanza tra Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e gli organizzatori del festival, con una prospettiva di tempo che non è più quella annuale, ma appunto, come abbiamo detto prima in conferenza, per sempre. Perché? Ci sono tanti motivi, principalmente è il tentativo di dare una continuità anche da un punto di vista economico, una maggiore sicurezza per la realizzazione del festival, perché appunto la raccolta si potrà fare, o meglio, le donazioni si potranno fare durante tutto l'anno, e questo consentirà agli organizzatori del festival di appunto poter contare su risorse che garantiranno la continuità della manifestazione. Dall'altro lato, noi riteniamo che il festival è ormai parte anche identitaria di questa comunità, ed è giusto che appunto gli appartenenti a questa comunità, quindi i privati cittadini, le imprese o anche le no profit che vogliano, si possano sostenere, far proprio con una donazione che ha tutti i benefici fiscali del caso, perché è una donazione che attraverso la fondazione garantirà appunto, come ho detto, il festival anche per il futuro. Il progetto Immagine ha deciso di affidarsi in via definitiva alla Fondazione Comunitaria. Perché? Perché è da anni che stavamo lavorando insieme, e quello che abbiamo voluto cogliere con questo incontro, con questo progetto, è la continuità. Non più un qualcosa episodico legato a un singolo e specifico momento o progetto, ma un qualcosa legato ai valori profondi che il Festival della Fotografia esprime ed esprime tutto l'anno. Quindi crediamo che questa unione possa veramente portare dei risultati interessanti, perché la parola continuità è una parola importante per poter lavorare bene, per poter lavorare a fondo e per proseguire in questo progetto, che è un progetto di cultura della fotografia, che trova nella fotografia etica, nell'evento qui a Lodi il più importante, ma è appunto il gruppo fotografico Progetto Immagine svolge un'attività culturale tutto l'anno, con anche altre mostre, incontri, corsi e via dicendo. E quindi crediamo che quest'unione e questa attenzione al linguaggio della fotografia, un linguaggio moderno, veloce e giovane, sia una possibilità di crescita per noi e per la comunità, che esprime invece, per la Fondazione Comunitaria, che esprime valori importanti legati al sociale, all'umanitario, all'educational e allo storico. Quindi trova in questo modo il linguaggio che pensiamo possa essere il linguaggio naturale con cui parlare alle persone della provincia di Lodi, e che a cui chiediamo un supporto, non un supporto fine a se stesso, ma un supporto per crescere insieme. Intanto si lavora alla prossima edizione del Festival di Fotografia Etica. Quando si terrà? Le date della prossima edizione saranno dal 25 settembre al 24 ottobre. È un continuo lavoro nonostante il caldo e nonostante il periodo estivo, perché l'obiettivo della prossima edizione, quello dodicesimo, è un obiettivo ancora non facile. Veniamo da un periodo di pandemia, siamo riusciti a realizzare il festival l'anno scorso, lo realizzeremo quest'anno, ma sicuramente il lavoro da fare, gli sforzi sono veramente tanti. Però saranno anche tantissimi fotografi che ci danno una mano, che portano i loro progetti, e siamo sicuri, come l'anno scorso, che saranno ancora di più gli amici del festival, tutte le persone che danno un supporto di volontariato e tutti i visitatori che ci vengono a trovare.